prenotazioni, devo pagare delle cosine, dei documenti che devo farmi fare. Ho i soldi contami? Sembrano tanti, ma in realtà sono pochissimi, sono forse 50 euro, ma sembrano molti di più. E devo andare a comprarmi il numero moldavo perché farsi le promozioni sul numero italiano non conviene molto, costa tantissimo. Infatti Win mi ha dato la possibilità di avere a 6 euro al giorno più 2 euro di attivazione, quindi 8 euro, 15 minuti di chiamata in uscita e 15 in entrata, quindi posso chiamare per 15 minuti e posso ricevere chiamate nella durata di 15 minuti al giorno e poi 100 megabyte, quindi tutto questo a 8 euro più 30 messaggi, ma per me è troppo. E poi se voglio anche internet mi costa 10 euro più 2 di attivazione per 1 giga, che è tantissimo a mio avviso, quindi vado a comprarmi un numero così lo sfrutto per questi giorni, che costa sicuramente di meno, e vado a fare queste due commissioni. Per fare questo mi sono vestita molto casual, sto indossando i miei amatissimi Levi's e un maglioncino di Polo Ralph Lauren che ho rubato nell'armadio del mio ragazzo perché lui ne ha tantissimi, non li usa spessissimo e questo gli sta molto piccolo tra l'altro, forse l'aveva comprato ancora quando andava alle superiori e penso che non l'abbia mai indossato, in ogni caso è in ottimo stato e quindi perfetto per essere indossato da me. Tra l'altro colgo l'occasione per sfruttare per la prima volta il giubbino Colmar e sono davvero felicissima perché fa ancora abbastanza caldo per indossarlo senza nulla sopra. Ciao ciao! Ho comprato il numero di telefono, ovviamente sono andata per la compagnia che avevo già quando vivevo qui e per soli 29 lei, che è la moneta nazionale, che sono 1,50 euro, ho comprato un numero di telefono senza dare alcun documento, appena l'attivo mi danno 10 giga bonus, così a gratis, compresi dentro questi 29 lei, quindi 1,50 euro ricordo, e 250 minuti, non male, probabilmente mi basteranno da qui a quando dovrò tornare, considerando che oggi siamo a giovedì e dovrò tornare indietro martedì, perfetto. E poi vabbè, il numero scade dopo un anno, quindi se entro un anno quello ricarico ce l'ho per sempre mio, altrimenti amici come prima, se lo riprendono indietro lo danno a qualcun altro. Poi sono andata a fare la spesa, ho trovato altre cose carine, perché io se non faccio la spesa quando vado in viaggio da qualche parte non sto bene. Ho trovato il pane senza glutine della Char, multigerali. Ho comprato il kefir, quello made in Moldova, perché il kefir è una cosa ottima per l'intestino. Anche in Italia lo compro spesso, ma mi mancava quello che fanno qui, perché è quello proprio, chiamiamolo, più originale. Poi hummus, stavolta è una bacinella grande perché non mi basta quella piccola e io potrei vivere solo di hummus. E poi ho trovato il burro d'arachidi prodotto in Moldavia, lo assaggeremo domani mattina insieme a colazione. E poi abbiamo delle cose di gastronomia, quindi un'insalata di broccoli e funghi, mettiamo via prima di fare danni. E poi ho preso un'altra insalata tipica, che è quella fatta con barbabietole e noci, molto buona tra l'altro, ottima.
Questa è la mia spesa, tutto questo per poco più di 10 euro. Perfetto. Altra cena tipica. Abbiamo patate fritte in padella con insalata di barbabietole, noci e maionese. Ovviamente in Moldavia il piatto più tipico che amano quasi tutti i moldavi sono le patate fritte con... Silotka. Com'è? Silotka? Silotka. Che cos'è? Pesciolino. È una sorta di pesce marinato, se si può chiamare così, pesce. Non lo so. Però è una cosa molto salata, da quello che ricordo, perché adesso non la mangio più. Ed è una pura delizia per loro. E poi, insieme alle patate, è obbligatorio mangiare i cetriolini sotto aceto. E poi, qui un po' di insalata, di broccoli e pomodorini. Manca esattamente un giorno tra l'inquadratura precedente e quella di oggi, perché... ieri è stata una giornata un po' no, mi sono sentita parecchio male e i miei piani di mangiarmi l'impossibile qui sono stati completamente rovinati perché ho avuto una sorta di, penso, influenza intestinale e adesso mi sto sentendo molto meglio, ma sto mangiando in bianco riso e patate e avena per colazione, per cui... ma è una gioia, se vogliamo usare la citazione. Comunque, oggi sto molto meglio e stiamo partendo per andare a trovare alcuni parenti che non vediamo da tanto tempo e torniamo nei luoghi dove siamo cresciute, dove abbiamo fatto i primi passi, dove abbiamo fatto le elementari, le medie e dove c'è la casa che mio padre ha costruito e... non so, sono un po' agitata, però vedremo che cosa ci riserva questa visita. Intanto vi voglio far vedere l'outfit of the day come d'abitudine e poi partiamo. Allora, sto indossando il maglioncino leggerissimo di Intimissimi, quello in lana e seta. Poi questo bellissimo gilet, accendo la luce, vediamo se si vede meglio, ok. Questo gilet di Cotton Belt New York, lo trovo davvero bellissimo. E poi i miei soliti jeans di Levi's, più, e qui arriva la confessione. Se avete visto il video della valigia, sapevate che mi sarei portata via una borsa di Furla, e invece non abbiamo la borsa di Furla, ma ne abbiamo una abbastanza vintage di Gucci, e questa... mi è stata regalata dalla nonna di Andrea, quindi sono davvero super contenta. Metterò anche i Dr. Martens e penso il cappotto e sono pronta. Un attimo solo perché vi voglio far vedere anche l'outfit of the day della sorella, che è una gnocca pazzesca. Cioè, guardate che trucco. Ma come si fa ad essere così bella? Allora, cosa abbiamo? Presenta, presenta il tuo outfit. Outfit. By Bershka. È tutto Bershka? Stradivarius. Questo è Stradivarius. Devi presentare meglio. Allora, la presento io perché qui, se no non ne usciamo più. Sta indossando un outfit molto monochrome sotto, quindi base fatto di pezzi dello stesso colore. Questo è di Zara, un maglioncino in cotone. E questo invece è sempre di Zara, un pantalone tuta in cotone, anche questo. Questo è il tessuto. E poi un gilettino di Stradivarius, almeno questo sarà vero. No, sempre Zara. Outfit, full outfit Zara, e diceva Bershka e Stradivarius. Non ci azzecca niente, però... vabbè, diciamo che sta benissimo. Vabbè. Dobbiamo lavorarci sopra. Ciao! C'è da dire che non puoi entrare in una casa di Moldavi senza sederti a tavola, perché è d'obbligo, se no si offendono. Allora, ora siamo in casa dei miei padrini e hanno mangiato la tavola. Abbiamo di tutto qui. Pomodori, cetrioli, ricotta salata, funghi, peperoni e carne, quindi alle 11 si fa il brunch, perché no? Non importa che ora entri in casa, sta
stai tranquillo che ti mettono subito a tavola. Questi sono i rimasugli dell'uva che poi vengono utilizzati per preparare del cibo per gli animali. Ecco le galline. Ciao! Siamo nella via della casa dove sono cresciuta e non sono molto felice di quello che sto vedendo. Questa è la nostra casetta e questa è la via dove da piccole andavamo a giocare con i nostri amici. È finita un'altra giornata. Poco fa siamo andate fuori a fare una passeggiata per concludere la giornata e per fare altre compere e tornare nei luoghi dove sono cresciuta non è stato proprio molto facile, anche perché i ricordi sono diversi da quello che poi ti ritrovi davanti e alcune cose migliorano, altre peggiorano rispetto a come le vedevi quando eri più piccolo, e quindi è stato un po' dura, per cui non vi ho fatto vedere moltissimo perché ci sono cose con cui devo ancora fare pace io stessa, per cui è andata così. Domani vi porto a vedere altre cose carine qui in città e poi la nostra vacanza sta per finire perché il tempo vola come sempre. Ora vado di là a passare un po' di tempo ancora con mia madre perché questo non è mai abbastanza. Siamo pronte per un'altra giornata qui in Moldavia. Stiamo per andare a fare un giro al centro commerciale, il più famoso qui a Chisinau, che si chiama Moldova, come centro commerciale Dova, però il gioco di parole fa il nome del paese. Oggi sono vestita simile a ieri, solo che sotto, al posto del maglioncino di Intimissimi, sto indossando una camicia nera a pois di Zara, credo, e questo mi fa pensare che forse ho esagerato un po' con gli outfit, perché in realtà avrei potuto anche portare un po' meno cose e sfruttarne un po' di più. Tipo, se porti più gilet li puoi indossare con diversi tipi di maglie sotto che pesano di meno e ingombrano di meno, per cui potevo portarmi solo diverse camicie, magliette sotto, due gilet e un paio di pantaloni e me la sarei cavata così. Invece ho portato un po' troppe cose, sono colpevole, lo ammetto, perché non ho indossato ancora forse quasi la metà delle cose. Comunque oggi mi sono fatta i boccoli con la piastra di mia sorella, che è davvero fighissima. L'ho acquistata su Amazon, ve la faccio vedere. È questa qua, marchio Shein, boh, super cinesata, però molto valido, anche perché non ha richiesto troppo tempo, bastava tenerla su per pochissimi secondi per creare questa meraviglia qua. Io solitamente faccio un po' fatica a farli così, però con questa piastra ci sono riuscita, vedremo quanto dureranno. E tra l'altro li ho anche pettinati per aprirli un po' perché erano un po' troppo ricci. Comunque, sono pronta, usciamo e vediamo che cos'altro vi posso far vedere quest'oggi. Thank you.
L'altro giorno, altro giro alla trattoria della mamma. Mia mamma sta mangiando un piatto molto tipico, zuppa autunnale con verdure di stagione. Il secondo piatto sono patate con carne alla griglia, poi abbiamo l'insalata per Olivia e l'insalata per mia cugina. Io ho preso le patate al forno con una crema di melanzane. Grande centro commerciale che c'è qui in Moldavia, c'è un parco bellissimo. Sono i parchi come questo che mi fanno amare tantissimo l'autunno qui in Moldavia, perché è proprio bellissimo. Siamo pronte per la nostra ultima giornata piena qui a Chișinău. Abbiamo ancora un po' di cose da fare oggi. Nell'ordine dobbiamo andare a ritirare dei documenti, poi colazione romantica in un posto carino con mia sorella e poi tampone, ovviamente, per tornare in Italia. E poi dobbiamo andare a trovare una nostra zia, che è in realtà la sorella di nostra nonna, che non vediamo da troppo tempo, e andiamo a trovare anche lei e la giornata sarà conclusa. Poi magari andiamo a comprare qualche piccolo regalo da portarci indietro, qualche pensierino, e poi domani si torna. Oggi sono vestita stile marshmallow, sto indossando i miei pantaloni color pietra di Zara e sopra il mio maglioncino rosa preferito. Questo outfit con il grigiume che c'è fuori oggi andava benissimo. Il tempo direi che è volato super in fretta e sono molto felice di questa settimana, però magari qualche giorno in più non sarebbe stato male, però è ora di tornare a casa. Questa mattinata è stata un po' un'impresa. Il lunedì mattina trovare un taxi a Chișinău è quasi impossibile. Abbiamo perso una mezz'oretta a cercare taxi, poi abbiamo abbandonato l'idea. Siamo scese per prendere il trasporto pubblico. Consiglio, non prendete mai i pulmini, perché qua girano più pulmini con tipo pulmini di linea. Non prendeteli mai, perché vi schiacceranno dentro come sardine. Ci sono anche i pullman, quindi aspettate piuttosto quelli se non riuscite a prendere un taxi. Il taxi qui non costa tanto, per quello meglio per chi arriva dall'estero prendere un taxi. Non consiglio di prendere il trasporto pubblico. Abbiamo ritirato i documenti, ora stiamo andando a fare colazione finalmente e stiamo camminando nel vecchio Chișinău. Ecco, questi sono gli edifici di cui parlavo. Quella invece è la sala filarmonica. Questa è la parte più vecchia della città. Qui ci sono proprio degli edifici che hanno ancora conservato lo stile degli 800 forse. E ora stiamo per arrivare nella strada principale della capitale, che diciamo è quella che vi consiglio di visitare come turisti qui, perché ci sono le cose più belle da vedere. Poi tutto il resto, se vi piacciono le cose sovietiche, allora visitate tutta la città, altrimenti ci sono piccole chicche. Qui c'è il Teatro Nazionale Mihai Eminescu, poeta famosissimo anche all'estero, e poi ci sono altri edifici di là, qualche chiesa, poi più in là c'è il governo e quello invece è il Palazzo del Comune della capitale. Abbiamo i risultati dei test. Si vola! Si vola! C'è stato un attimo di panico, ma tutto bene, tutto benissimo, siamo negative e domani possiamo volare, meno male, perché
rimanere qui ancora un po' non sarebbe stato male per la mamma, cioè per rimanere insieme alla mamma, ma non ottimo per noi che dobbiamo tornare comunque alle nostre vite in Italia. Oggi è una giornata un po' difficile, i taxi scarseggiano proprio tantissimo e quindi adesso aspettiamo il nostro taxi e torniamo a casa per poi partire a trovare la nostra zia. Siamo arrivati ormai all'ultima cena e abbiamo di nuovo qualche piatto tipico, il pesce, che è cucinato nello stile che usano qui, e cioè impanato con la farina di mais. Questo ovviamente lo mangiano mia mamma e mia sorella, poi abbiamo le patate al forno, l'insalata e carne. Vabbè. La carne, come sempre, perché le signorine qui amano la carne. Io sto mangiando l'insalata con i ceci e le patate. Ovviamente un po' di buon vino moldavo. Un vino buonissimo prodotto qui a pochi passi da Chișinău. Siamo pronte per la partenza. Oggi si torna in Italia. Sono un po' agitata perché mi capita spesso quando devo partire. Tra l'altro, quando devo cercare di far quadrare tutti i pesi delle valigie, mi prende un po' l'ansia perché prendi, togli, metti, metti, sposta, e quindi ho dovuto aprire, chiudere e pesare tipo 10 volte ogni valigia, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo proprio perfette. E oggi per andare in aeroporto sto indossando un altro paio di pantaloni super comodi, sono quelli di jeans di Zara, larghissimi. Il maglione è di là e le valigie tutte piene. Quella lì rossa è arrivata piena di regali per le persone che vivono qui e torna piena con regali per le persone che vivono in Italia. Siamo riusciti a mettere dentro anche la marmellata di melacotogna e il vino, quello fatto in casa. C'è di tutto lì dentro, cioccolatini, dolciumi di tutti i tipi, l'aringa anche. Siamo super pronte e non devo dimenticare il numero italiano. E basta. Посидим на дорожке. Да. Olivia? Come vuole la tradizione proprio. In realtà queste le russi. Dobbiamo sederci un attimo prima di partire. Perché fa bene alla partenza e al viaggio. Bon. Ciao. Volevo dirvi che ho avuto un'illuminazione e, come avevo previsto, le foglie in realtà erano lì perché nessuno le aveva ancora raccolte, e oggi che stiamo partendo sono tutti fuori gli operatori a raccoglierle, e quindi sono felicissima perché ho fatto in tempo giusto a fare una passeggiata dentro le foglie, perché da domani non ci saranno più, quelli sono tutti mucchietti di foglie che vengono man mano raccolte. E voglio farvi notare anche quanta manodopera ci vuole per raccogliere tutte queste foglie. Qui ancora la tecnologia non ha preso completamente il posto dell'uomo e quindi c'è un po' di lavoro per tutti. Questa è la vista dall'aeroporto di Chișinău.
siamo pronte per ripartire. Mi sta venendo un po' di tristezza perché poi non vedo di nuovo la mamma. Cercherò di tornare un pochino più spesso per lei. E questa è la settimana qui.